Cominciamo la serie dei nostri collegamenti, il primo naturalmente è con Milano per la partitissima scudetto tra l'Internazionale e la Sampdoria. Il commento è di Gianni Vasino. E c'è certamente molto da vedere in questo incontro, è l'Inter a partire subito in avanti e in questa occasione Klinsmann non riesce però a controllare la palla, finisce a Pagliuca. Poi c'è Lombardo per Mancini. Ecco, Mancini non riesce ad andare al tiro, mette in mezzo dove Dossena sbaglia questo suo primo tiro. Serena in questa occasione fa da torre, scodella una palla davanti alla porta dove Klinsmann in tuffo non riesce ad agganciarla. Punizione di Matteus e Pagliuca vola per deviare. Rimpallo favorevole per Berti, che è rapidissimo ad andare al tiro e Pagliuca vola ancora una volta. Rivediamo. Klinsmann va in rete. Vedete, sembra tutto regolare, ma l'arbitro Delia annulla il gol. Pare per un precedente fallo commesso da un altro interista. Mancini cade in area a contatto con Pagarin. Ecco il contatto. Poi c'è uno scontro verbale tra Mancini e Bergomi. Delia vede tutto e senza pensare se concedere o meno il rigore manda i due giocatori negli spogliatoi. Gran botta di Matteus, si siede per terra al contatto con la palla Pagliuca. Stringara va a terra su intervento di Vierkovud, per noi dentro l'area. Poi ancora Berti che non riesce a calciare, arriva Bianchi a porta vuota e manda sopra la traversa. Sull'altro fronte, errore di Stringara, Vialli recupera molto bene, passa a Dossena che con calma studia la situazione e infila Zenga sul primo palo che avrebbe dovuto essere chiuso dal portiere interista. Insiste l'Inter in avanti, scontro tra Cereso e Berti, rigore, batte Matteus, Pagliuca blocca, poi gli scappa la palla, arriva Matteus e manda fuori. Testa di Serena e blocca ancora Pagliuca. Sull'altro fronte si libera Lombardo, coglie il palo, ancora Lombardo recupera per Vialli che spedisce in porta ed è Breme a recuperare. Lungo lancio per Vialli che si libera di tutti e va incontrastato a segnare il raddoppio. Finisce praticamente qui la partita montata con Maria Teresa Mazzotta e poi ci sono stati degli incidenti che forse continueranno ancora purtroppo al di fuori dello stadio. C'è stato anche un incidente al 37esimo con un lancio di razzi, uno dei quali potrebbe aver colpito Pagliuca, ma poi il portiere sampdoriano è rientrato in porta. L'Inter nel primo tempo avrebbe potuto segnare due reti e nessuno avrebbe potuto eccepire nulla. Nella ripresa la Sampdoria ha fatto valere la maggior determinazione, la maggior calma e se volete anche la predisposizione al fatto che le sarebbe bastato un pareggio. Alla fine un 2-0 che lascia per la Sampdoria la via allo scudetto e per l'Inter molte recriminazioni. A te Fabrizio Maffei.